Stai ascoltando RTL 102.5 News. 9.45, ci siamo, tutto pronto per continuare con il nostro Digital Bookshop, e per gli affezionati di questo spazio sapete che a quest'ora c'è la nostra rubrica Un esercito di novità con l'esercito italiano. Questa mattina abbiamo con noi l'allievo ufficiale dell'Accademia Militare di Modena, Alex Zeni. Buongiorno Alex. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori di RTL. Allora Alex, siamo qui questa mattina per parlare del bando di concorso per l'ammissione di 151 allievi al primo anno del 206esimo corso dell'Accademia Militare. Io inizierei dal dare un po' di coordinate, cioè dove è possibile consultare il bando e magari capire anche un po' come è strutturato tutto l'iter. Certamente. Il bando è consultabile sul sito ufficiale dell'esercito, nell'area dedicata ai concorsi, e sono segnate tutti i passaggi del concorso, tutto l'iter, che prevede una prova scritta di preselezione, le prove fisiche, consistono in corsa piano, piegamenti sulle braccia, trazione alla sbarra e salto in alto, una serie di visite mediche e accertamenti psicoattitudinali, una prova scritta di composizione italiana, scultura generale, una prova di inglese, un orale di matematica, e alla fine del concorso c'è un mese di tirocinio presso l'Accademia Militare, dove gli aspiranti possono iniziare già ad assaporare la vita accademica. Sul sito dell'esercito è già presente un simulatore online dove i candidati possono già da ora esercitarsi con delle domande simili a quelle che troveranno nella prova di preselezione. Ecco, immagino che questo sia un percorso e un iter che ha intrapreso anche lei prima di arrivare a questo momento. Quali sono i vantaggi, anche per far capire a chi è lì che ancora è indeciso se intraprendere o no questo percorso? Beh, guardi, l'Accademia dà molti vantaggi e molte possibilità. Cominciare dal fatto che i ragazzi e le ragazze che decidono di intraprendere questo percorso fin da subito ricevono un'indipendenza economica e tutti gli studi universitari sono sostenuti dall'esercito. L'offerta formativa universitaria è molto ampia, spazia da materie ingegneristiche come ingegneria meccanica, elettronica, veicoli, informatica, spazia alla giurisprudenza, a scienze veterinarie, chimica e tecnologie farmaceutiche, medicina e chirurgia e scienze strategiche. Io personalmente sto seguendo gli studi di scienze strategiche, li trovo molto interessanti e molto completi, spaziano da materie scientifiche, ingegneristiche a materie umanistiche. Oltre però alla parte universitaria, che quindi è molto importante, viene dedicata molta cura e attenzione anche allo sport. L'Accademia dà il vantaggio di poter fare numerosi sport, sia individuali come equitazione, pugilato, atletica, tiro sportivo, ma anche di gruppo come pallavolo, basket, rugby. Direi quindi, Alex, la fermo, è in realtà un mondo molto più ampio anche di quello che si pensa e di quello che pensavo. Rimanga ancora qui con noi perché ci sono un po' di domande dai nostri ascoltatori. A tra poco. Continua l'appuntamento con la nostra rubrica Un esercito di novità, il nostro esercito italiano. Abbiamo in collegamento con noi l'allievo ufficiale dell'Accademia Militare di Modena, Alex Zeni. Ancora buongiorno, Alex. Buongiorno ancora a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, ci stavi aprendo al mondo dell'Accademia, abbiamo capito come fare, qual è l'iter, ma soprattutto abbiamo scoperto le tante attività che ci sono in Accademia. Devo dire, neanch'io mi aspettavo poi effettivamente tutta questa costellazione di possibilità, e c'è infatti chi ci scrive al 378-304-1025 com'è strutturata la giornata tipo di un allievo dell'Accademia Militare di Modena. Perché mi sa che hai incuriosito con tutti questi spunti. Sì, certamente la nostra giornata inizia con la sveglia alle 6.45 e il momento successivo alla sveglia c'è la colazione e poi c'è la cerimonia dell'alzabandiera, che per noi allievi è il momento più solenne e più carico di valori e significato. Poi si susseguono le varie attività, le varie lezioni universitarie, militari, sportive. L'Accademia dedica particolare cura e attenzione all'inglese, che viene svolto da docenti madrelingua, e nei vari periodi della giornata abbiamo anche tempo per consolidare e studiare quanto affrontato durante le varie lezioni. Quindi, come
può vedere le giornate sono molto intense, molto impegnative, però questo è l'obiettivo dell'Accademia, formarci a usare al meglio risorse e tempi per essere un domani futuri comandanti di uomini e donne dell'esercito italiano. Bene, bene. Chiudiamo anche con una nota di colore, perché qualcuno citava l'inno italiano sull'alzabandiera. Precisiamo che quello che noi facciamo quando siamo allo stadio con il poropò, 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 all'esercito non si fa, così prepariamo anche i futuri allievi a non lasciarsi andare in questo, giusto? Giusto, giusto. È una cerimonia molto formale. Ecco. Allora, la ringraziamo per essere stata qui con noi, l'allievo ufficiale dell'Accademia Militare di Modena, Alex Zeni. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. A presto. Grazie a voi, è stato un piacere. Buona giornata a tutti i radioascoltatori.